Ben ritrovate! Oggi spiegheremo una delle tante tecniche con il gesso acrilico. Abbiamo bisogno di alcuni tamponi colorati, dei timbri molto delle figure semplici, anche fatte con la gomma crepa, e io uso una carta di credito, comunque un pezzettino di plastica per poter spalmare il gesso. Prendiamo il nostro gesso, ne mettiamo una piccola quantità sul mio cartoncino. E poi chiudo il gesso perché sennò si asciuga, chiudere subito il gesso e poi con la mia carta di credito, mi raccomando valida, ancora valida, spalmo il gesso sulla superficie fino ad ottenere un certo spessore sul cartoncino. Posso fare la superficie completamente liscia oppure fare delle increspature fatte apposta. La stacco leggermente dalla superficie, prendo il mio timbro e timbro tutta la superficie, oppure solo una parte della superficie, oppure posso anche usare diversi timbri. Quindi prendo il timbro, lo timbro delicatamente sulla superficie, posso anche fare delle figure. Cambio timbro, faccio per esempio una cornicetta. Il procedimento è molto semplice. Stacco il cartoncino dalla superficie e lo metto ad asciugare. Oppure provo con l'embosser. Provo ad asciugarlo con l'embosser. Lo metto da parte, ne prendo uno già asciutto e passo alla colorazione. Mi pulisco le mani perché il gesso, diciamo, sporca. Dopo dovrò lavare bene tutto quello che ho usato, compresi i timbri. Quindi prendo la mia solita salviettina col dito, i miei tamponi e tampono e poi seguo con il dito, seguo le figure che ho timbrato. Posso usare tutti i colori che voglio. Cambio colore, un po' più chiaro. Io adesso sto facendo un disegno ordinato, ma va bene anche casualmente. Cambio colore, ancora un po' più scuro. E così via fino alla fine. Il nostro sfondo è pronto. Questo è il risultato finale. Questo è uno dei risultati che si possono ottenere.